Italia fa parte di essa. Con la festa di oggi vogliamo ricordare di essere qui per voi e avere sempre con noi un papà o una mamma che ci vogliono bene sempre. Grandi macelli
amici. Basta un papà e una mamma, un figlio e una figlia per formare una famiglia. Solo che sono poverino, cerca una famiglia in casa del vicino. Le famiglie formano un paese e qualche volta anche una città, dove la gente è tanta ma ci sta tutta quanta. Feeling like DJ, grab my glasses, I'm in the city, I'll leave for school.
Buongiorno, ci trovate. Allora, carissimi genitori, continueremo il nostro messaggio con la presentazione del progetto didattico trattato durante l'anno scolastico 2009-2010, intitolato Noi cittadini del mondo. Abbiamo pensato di inserirlo proprio oggi, 2 giugno, Festa della Repubblica. Infatti, i processi di globalizzazione e i flussi migratori sempre più consistenti rendono sempre più necessario oggi ridefinire l'idea di cittadinanza. Mentre in parte un tempo la cittadinanza era definita dalla nascita e dall'appartenenza ad un suolo, oggi questi riferimenti risultano incongruenti e inadeguati rispetto alla situazione attuale. D'altra parte, l'aumento delle diseguaglianze e l'estendersi delle forme di emarginazione rischiano di ridefinire nei fatti la cittadinanza, con il metro della ricchezza e della possibilità effettiva di accesso a determinate opportunità e privilegi. Bisogna creare le condizioni affinché il bambino partecipi alla vita sia essa familiare che cittadina, ma anche comunitaria in genere. Infatti è proprio la famiglia il primo luogo in cui il bambino sperimenta il vivere in società, anche se dobbiamo sottolineare che oggi troppo spesso i mezzi di comunicazione ci parlano di famiglie allargate o famiglie tipiche. Invece, come abbiamo sottolineato nella prima parte del nostro messaggio, la famiglia deve essere pertanto focolaio, dove il bimbo sperimenta i suoi diritti e i suoi doveri. Educare la cittadinanza oggi significa anche riconoscere la medesima appartenenza ad un'unica umanità e ad un unico pianeta, e quindi educare il riconoscimento dell'alterità distanti e all'impegno per una giustizia internazionale. Infatti, i diritti dei cittadini dei paesi più ricchi non devono essere in contraddizione con i diritti delle persone del resto del mondo. Dunque, oltre al riconoscimento di alcuni principi minimi universali, occorre che ci sia la volontà etica e politica di costruire nuove forme di incontro, riconoscimento e di cooperazione internazionale. La scuola in questo delicato e urgente impegno gioca un ruolo fondamentale ed è proprio inerente a tale finalità che abbiamo voluto inserire non solo canti sulla cittadinanza, ma anche la rappresentazione teatrale della storia di Grilù, un bambino di origine africana che sente il desiderio di scattarsi dalla propria situazione di povertà e di conoscere il nuovo mondo emancipato, ma che infine si accorge che i valori della vita sono ben altri. Continueremo con un balletto della classe dei bambini piccoli e con il saluto finale della maestra e bambini che si prepareranno alla scuola primaria. Vi preghiamo di fare silenzio e vi invitiamo all'ascolto. Grazie. Non molte famiglie decidono di organizzare le vacanze estive. Così i genitori di Mario, un bambino di 5 anni, e di Agata, una bambina di 4 anni, iniziano a consultare le guide turistiche. Thank you.
E quando si sedeva doveva dividere due buoni di due piatti. Così un giorno decise di partire per vedere se tutte le cose andavano nello stesso modo. Ha ha ha!
Thank you.